Un paio di due esempi, anche così lasciamo un po' di lato naturalmente successivamente per le domande, osservazioni e quanto altro. Passiamo la parola a Ivolita, che appunto ci illustrerà la carta dei servizi sociali del nostro comune. Io ho 20 minuti, quanto da me. Ok, grazie, grazie, grazie anche ai nostri amici. Ha introdotto anche la carta dei servizi sociali, ha fatto anche in modo che io non potessi intendere come un grosso risultato, visto che, come dice il dottor Amici, è prevista da tanti anni, però insomma. Sì, vediamo un po' insieme con la carta dei ricordi, ma con gli istituti di fondo. Sì, sì, ok. Ok. Vabbè, sono quasi tutti colleghi, comunque io sono il colpito responsabile della prima area all'interno della quale sono inseriti anche i servizi sociali. Come sapete abbiamo buttato giù una bozza della carta dei servizi sociali, non si tratta di un documento definitivo perché poi la carta dei servizi sociali seguirà probabilmente un percorso anche partecipativo, come diceva il dottor Amici, per la sua approvazione. E sicuramente dovrà essere fatto un passaggio comunque sicuramente in giunta, quindi dovrà essere condiviso con l'amministrazione, il sindaco già l'ha vista, comunque ecco anche tutti quanti e poi con il dottor Amici. Sicuramente ci sarà un percorso per arrivare alla sua approvazione. Comunque è stata redatta una bozza e brevemente vi illustro quelle che sono le fonti normative principali, anche se la maggior parte sono già state citate dal dottor Amici, ma faccio un passaggio molto veloce. Allora, forse la prima volta in cui si è sentito parlare della Carta dei Servizi è stato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1994, che conteneva dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, perché per la prima volta all'interno di questa direttiva veniva recepito proprio il concetto di Carta dei Servizi. Infatti all'articolo 2 si veniva istituito addirittura un comitato permanente per l'attuazione della Carta dei Servizi Pubblici. Questa è una magari delle tante cose che sono rimaste un po' letterate. E successivamente nel 95 c'è stato un decreto legge, nel maggio del 95, con cui è stato chiesto agli enti erogatori di servizi pubblici di nuovo di adottare la propria carta dei servizi, dando addirittura un termine molto stringente, se non mi sbaglio si trattava di 120 giorni, dalla data di approvazione degli schemi, che poi non so sinceramente se sono mai anche stati approvati. Poi si è passato nel 99 con un decreto legislativo che ha abrogato il precedente decreto legge 163. Nel 99 sono stati proprio definiti le modalità di adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, che pure citava il dottor Amici, e le modalità di adozione delle carte dei servizi. Inoltre si cominciava a parlare di misurazioni anche di tutela e indennizzo degli utenti, quindi già diversi anni che si fa questo discorso. Per quanto riguarda la carta dei servizi sociali, forse il punto, il passaggio più importante è nel 2000, con chiaramente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. La legge 328, l'articolo 13, definisce proprio la carta dei servizi sociali. Poi vado più nel dettaglio con la prossima diapositiva, perché forse il passaggio più importante per quello che riguarda i servizi sociali. Poi nel 2012 il famoso legge crescitaria, che torna di nuovo a ribadire dei concetti sulla carta dei servizi, perché ci si è tornato più volte, e infine forse il più recente, il famoso decreto legislativo 33-2013, quello sulla trasparenza, che prevede proprio che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi debbano pubblicare la propria carta dei servizi. Insomma, ci si è tornato più volte, da ultimo con il decreto legislativo sulla trasparenza. Vediamo un attimo nel dettaglio l'articolo 13 della legge 8 novembre del 2000. Qui vengono definiti proprio, per quanto riguarda la carta dei servizi sociali, quelli che sono i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, cioè meglio, valendo questi criteri, queste modalità devono essere contenute all'interno della carta dei servizi sociali. Quindi criteri per l'accesso ai servizi, modalità di funzionamento, deve essere prevista la valutazione da parte degli utenti, cioè deve esserci un feedback, perché la carta dei servizi sociali, come tutte le carte dei servizi, non è
una mera elencazione di procedimenti, è molto di più, è un patto proprio che l'ente pubblico fa con la propria cittadinanza. Per questo è importante che ci sia un feedback su questi servizi, una valutazione, insomma un riscontro di quello che l'ente sta facendo. Sempre il comma 2 di questo articolo 13 poi prevede che la carta dei servizi sociali contenga le procedure per assicurare la tutela degli utenti e anche la possibilità di attivare dei ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. Fatto questo breve excursus normativo, andiamo a esaminare il perché deve essere fatta una carta dei servizi. Allora, innanzitutto per avvicinare i cittadini al comune. Questo è uno strumento di facile comprensione, di comunicazione, che spiega quello che fa l'ente, è un modo per far capire meglio i servizi che vengono erogati. Poi, come abbiamo già detto, per fissare degli standard di qualità, vengono fissati dei parametri, dei picchetti sotto i quali non bisogna scendere, l'utente, la cittadinanza deve sapere che cosa può aspettarsi dall'erogazione di questi servizi. I principi sulla base dei quali questi servizi sono erogati. Ecco, poi come ho detto poco fa, per stabilire un patto tra l'ente locale e la cittadinanza, che deve essere basato su principi chiari e condivisi. Quindi tutto quello che è scritto qui dentro è un impegno che l'amministrazione pubblica si prende nei confronti della cittadinanza. Poi per uscire dalla propria autoreferenzialità, gli enti pubblici sono abituati spesso a parlarsi addosso, a fare degli atti che a volte sono finiti solamente alle procedure che devono essere svolte, non si rendono conto che l'interlocutore privilegiato dell'ente pubblico è il cittadino e quindi bisogna uscire da questa autoreferenzialità e rivolgersi al cittadino. Poi viene fatto per la trasparenza e l'anticorruzione. Qual è il nesso tra la carta dei servizi e la trasparenza e l'anticorruzione? Se si parla chiaramente, se si rende comprensibile l'agire dell'amministrazione e i procedimenti che vengono attivati, come devono funzionare, quali sono i principi ispiratori, allora si realizza questo sistema di trasparenza, si impedisce che possano subentrare invece meccanismi deleteri come la parzialità, di cui parlavamo prima. Ed è sempre il discorso di poter mettere in chiaro quelli che devono essere gli standard qualitativi. E infine, secondo me questo è un punto a cui tengo particolarmente, anche perché la comunicazione è un argomento a me caro, perché bisogna imparare ad abbandonare il burocratese. Noi dipendenti pubblici siamo abituati a strutturare gli atti, a volte anche a parlare in maniera troppo burocratica. Non ci rendiamo conto che il linguaggio che utilizziamo, che per noi magari è diventato di facile comprensione, all'esterno spesso è del tutto astruso, è una cosa del tutto incomprensibile. A questo proposito faccio un esempio di un tipico testo che io definisco in burocratese, che ai miei occhi, forse anche ai vostri, potrebbe essere normalmente accettabile, ma vi assicuro che non lo è. A è vietato. È fatta deroga a questo divieto nei casi B, C e D. Sono fatti salvi tutti i casi in cui hai permesso. Io lo leggo e lo capisco e lo comprendo, ma vi assicuro che all'esterno esprimersi in questa maniera è un ostacolo immenso alla trasparenza. Allora, le carte dei servizi servono anche a spogliarsi di questo scudo fatto di un linguaggio che è incomprensibile e adottare invece una modalità, un approccio che sia facilmente comprensibile dall'utenza. Quali sono i principi ispiratori su cui è basata la Carta dei Servizi Sociali? L'universalità, quindi il fatto che si intervenga a favore di tutti i cittadini che si rivolgono ai comuni. L'uguaglianza, il fatto che i cittadini siano trattati con equità, senza pregiudizi o distinzioni, quindi senza un'ingiustificata discriminazione, che non vuol dire una automatica parità di trattamento, perché è chiaro che vanno distinti i casi in cui invece vanno date delle priorità in relazione alla gravità dei casi o alle situazioni che ci troviamo davanti. L'imparzialità, naturalmente, perché bisogna lavorare con imparzialità, competenza, equità e comunanza di obiettivi verso tutti i cittadini che si rivolgono a noi.
Accoglienza, comprensione, cortesia, empatia e disponibilità sono fondamentali, in particolare i servizi sociali che hanno spesso di fronte situazioni di disagio e di fragilità, devono garantire una buona accoglienza, garantendo la riservatezza e facendo sentire il cittadino che si rivolge ai servizi sempre ascoltato e compreso nei suoi bisogni. La partecipazione alla responsabilizzazione, cioè anche il principio di sussidiarietà e la collaborazione con tutti gli enti che sul territorio svolgono servizi che possono intersecarsi con quelli offerti dai servizi sociali. L'efficienza e l'efficacia, naturalmente, come alla base di tutta l'azione amministrativa, quindi impiegare con razionalità le risorse disponibili senza sprechi. Come ho già detto, la chiarezza del linguaggio, quindi utilizzare in ogni occasione, non solo scritta ma anche verbale, la massima chiarezza nell'esposizione, in particolare quando si utilizzano termini tecnici e specifici, assicurarsi che l'utenza che abbiamo davanti abbia compreso perfettamente ciò di cui stiamo parlando. Nella carta dei servizi sociali abbiamo fissato anche noi degli standard di qualità, non lo abbiamo fatto per ogni singolo procedimento in questa cosa che abbiamo redatto, ma abbiamo fissato dei principi generali che valgono per tutti i procedimenti che mettiamo in atto, che tra l'altro sono 28 in questa prima stesura, ma ogni volta che abbiamo ragionato sopra questa carta abbiamo scoperto che ci sono altre cose da inserire che vengono in mente dopo, perché magari sono procedimenti non comuni che però andrebbero tutti inseriti. Comunque, quali sono gli impegni di qualità? Sono la continuità e l'affidabilità del servizio, quindi garantire che l'erogazione dei servizi sia regolare, come prevista dalle norme e dai regolamenti in materia, e assicurarsi che ogni eventuale interruzione sia dovuta a causa di forza maggiore sia prontamente segnalata per diminuire i disagi e l'assistenza. La professionalità, cioè la garanzia che all'interno dei servizi lavora personale formato e che segue continuamente dei corsi di aggiornamento in relazione alle specifiche mansioni che gli sono attribuite. La personalizzazione dell'intervento, questo è importantissimo per i servizi sociali, cioè mettere la persona al centro dell'intervento che viene messo in atto. Non si standardizzano le prestazioni, ma si personalizzano sulla base di chi abbiamo davanti. Per alcuni servizi in particolare c'è l'operatore, l'assistente sociale, che redige anche un progetto assistenziale individualizzato, proprio a testimonianza di questa massima personalizzazione. I requisiti dell'adeguatezza delle strutture, quindi il fatto di poter garantire uffici aperti al pubblico, locali adeguati, riservatezza durante i colloqui, strumenti di rilevazione delle qualità dei servizi. Il nostro comune, su impulso del segretario generale, li ha già messi in campo da più di un anno, credo. Abbiamo strutturato dei questionari di customer satisfaction, sono personalizzati per ognuno degli uffici, no? Quindi chiaramente anche i servizi sociali hanno un questionario personalizzato, 2, 3 o 4 volte l'anno a seconda delle disponibilità rileviamo le risposte che sono state date ai questionari e sulla base dei feedback che abbiamo ricevuto adottiamo eventuali correttivi o ci muoviamo di conseguenza. E poi tra gli impegni di qualità c'è quello di individuare i responsabili dello standard di qualità, cioè le persone a cui bisogna rivolgersi per il caso in cui si rilevasse una diminuzione nella qualità dei servizi, che nella fattispecie per la carta dei servizi sociali sono io e i responsabili dei servizi sociali da tutta di incarnato. All'interno della carta dei servizi sociali abbiamo fatto una mappatura dei 28 servizi principali che abbiamo individuato. Per ogni servizio abbiamo redatto una scheda che descrive in maniera sintetica e estremamente comprensibile l'utenza a cui ci si rivolge, quindi rapidamente si vede se per le famiglie, per gli anziani, per i disabili, per i nuclei con minori, con un colpo d'occhio si capisce subito se è un servizio che può essere di interesse per chi sta leggendo. Poi c'è una breve descrizione, si specificano i requisiti di accesso, si specificano i documenti da allegare di modo che l'utenza che si rivolge allo sportello possa venire già preparata e attrezzata in modo da minimizzare anche i tempi di accesso al servizio. Si specifica l'eventuale costo per il cittadino che nella maggior parte dei casi comunque per i servizi sociali non c'è. E poi quando e dove presentare la domanda, dove si può reperire la modulistica sempre per diminuire i tempi di accesso al servizio e a chi possono essere richieste ulteriori informazioni. La carta dei servizi sociali è stata divisa per settori, quindi è divisa
condivisa per i servizi rivolti a tutti, quelli rivolti ai giovani, ai soggetti che vogliono presentare i progetti, che poi spesso coincidono con i giovani, alle famiglie, famiglie a basso reddito, donne, anziani e persone con disabilità. Lì c'è due foto che fanno vedere come è fatta. Adesso ne abbiamo stampate poche copie anche perché non era il caso di distribuirla trattandosi solo di bozza. Comunque è un oggetto molto, molto pratico. Si tratta di uno strumento dinamico perché è stato realizzato e sarà aggiornato interamente all'interno dei nostri uffici, quindi in ogni momento, perché ci sono delle cose che vanno necessariamente aggiornate perché dipendono da delibere o da decreti che vengono emanati durante il corso dell'anno, quindi cambiano le scadenze o cambiano l'accesso ai servizi, quindi è chiaro che è uno strumento dinamico. Talmente dinamico che sulla quarta di copertina si legge la data dell'edizione, che questo è stato finito di essere editato non più di 2 ore fa. Quindi è proprio un po' per mangiare. Come ho detto, è uno strumento autogestito, tra l'altro è ecologico perché lo stampiamo su carta riciclata e lo ne stampiamo solamente le copie che servono, è inutile rivolgersi alle tipografie e stampare 100.000 copie per poi accorgersi alla fine dell'anno di non essere riusciti a distribuirle tutte, nel frattempo si è invecchiata la carta dei servizi, quindi le stampiamo al bisogno internamente. E naturalmente, adesso l'ultima cosa, è anche online, non appena approvato sarà chiaramente messo online, sia in questa versione qui, quindi completa, sia all'interno delle schede dei procedimenti, dentro amministrazione trasparente, dentro ogni singolo procedimento c'è la scheda singola estratta dalla carta dei servizi che riguarda quel singolo procedimento. E poi liberiamo anche i servizi online. Sì, con calma attiveremo anche i servizi online. Qui c'è qualche esempio proprio perché non l'ho distribuito, di come è strutturato, questa per esempio è la pagina dei principi che avevo elencato prima, oppure questa è esempi di come sono le schede dei servizi, in alto forse non si vede, è scritto immediatamente a chi è rivolto il servizio, in questo caso le famiglie a basso reddito, c'è il nome e ci sono, è diviso anche come colpo d'occhio, in un attimo semplicemente tenendo aperto il libretto, con un'unica occhiata si può vedere tutto quello che riguarda il servizio. Vabbè, questo è un altro esempio che riguarda l'assistenza di cellula di vendita, ma si può fare la stessa maniera. E concludo solamente dicendovi che questo è uno strumento con il quale si comunica in più direzioni. Si comunica verso l'esterno, chiaramente, come abbiamo detto fino adesso, la diffusione di questa carta dei servizi serve a far conoscere l'attività dell'ente e serve a stimolare la cittadinanza a darci un feedback sui servizi che vediamo. Ma è uno strumento che si rivolge anche verso l'interno ed è importantissimo in questo senso, perché dà consapevolezza all'ufficio dell'importante lavoro che sta svolgendo e della maniera in cui è strutturato. I dipendenti pubblici spesso, io almeno parlo per me ma penso di poter parlare per tutti, si ritrovano poi negli anni a lavorare per prassi, si spersonalizzano, non si rendono conto veramente del servizio importante che stanno svolgendo. Questo è un modo per acquisire consapevolezza di ciò che si fa. E infine chiaramente uno strumento di comunicazione istituzionale, perché questa carta crea delle relazioni di qualità tra il comune e il pubblico e trasmette un messaggio che è sia politico e sia identitario. Con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio in particolare il personale dei servizi sociali con cui è stata realizzata questa carta dei servizi e l'impulso che ci è stato dato dal sindaco e dal segretario, che è stato fondamentale per realizzare uno strumento che ritengo veramente di un'importanza capitale. Grazie. Il nostro comune che si è attivato su questa linea della carta dei servizi. Non posso nascondere la mia tristezza di aver constatato l'assenza della nostra regione. Il codice di consumo, una legge di diversi anni fa, secondo il codice doveva essere lo Stato e le regioni a garantire l'osservanza di queste norme. Poi è avvenuto in altre regioni, la regione Toscana, la sanità, la regione Campania, di quale si può parlare della regione Campania, già da anni ha dato direttive lo schema tipo di carte di servizio a tutti i comuni. Basta andare a vedere la carta di servizio di comuni che c'è, la quantità di tanti in questo documento lo trovate, addirittura
che in questa direttiva della giunta della regione Campania è stato previsto un indennizzo di 50 euro ogni volta che non si raggiungeva lo standard. E quindi vedere che i comuni improvvisano autonomamente mi rattrista. Noi avevamo previsto, avevamo chiesto un incontro con il professor Stanislao, che è il direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale della nostra regione, che ha competenze in materia di servizi sociali e servizi sanitari. Avevamo fissato un primo incontro per un tavolo di collaborazione con l'associazione di consumatori, che poi avviene per ottobre. Il professor Stanislao si è dimesso. Noi insistiamo affinché la dottoressa Di Furia, che è un dirigente generale della nostra regione, continui questa attività. Perché non dimentichiamo, ben venga il primo passo che abbiamo fatto, però la CIVIT, la Commissione Indipendente per l'Organizzazione di Integrità e Trasparenza della Pubblica Amministrazione, ha fatto un ottimo lavoro insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prima circolare della CIVIT è la direttiva numero 88 del 2010, la quale ha dato seguito la deriva della CIVIT in un periodo di 2012. Per cui il coinvolgimento degli stakeholders, in particolare dell'Associazione di Consumatori, in questa procedura che durante l'anno si sviluppa sul monitoraggio degli standard di qualità dei servizi, sul miglioramento degli standard di qualità dei servizi. Facciamo intanto intervenire illustra proprio il piano, poi così abbiamo lo spazio finale dello grazie. Grazie per essere stati nei tempi, passo la parola ad Angela Mezzola, segretario generale, che ci parlerà dell'appunto del piano anticorruzione, del piano generale anticorruzione, un intervento condiviso che verrà anche intervento di Franco per quanto riguarda appunto l'accesso online. Abbiamo voluto dare a questa parte del corso un carattere operativo, un carattere pratico. E quindi prima di entrare a trattare l'argomento principale, che è quello del diritto di accesso nelle sue varie forme, penso che sia opportuno. Dicevo che abbiamo pensato di dare a questa, prima, a questa ultima parte del corso un carattere pratico, un carattere operativo. E quindi penso che sia indispensabile, prima di affrontare la tematica, quella della giornata, che è il diritto di accesso nelle sue varie forme, quindi ho pensato che fosse necessario ritornare un po' sui concetti fondamentali in materia di anticorruzione. Quindi partiamo, quindi brevemente, farò una trattazione molto schematica di questi concetti. Cominciamo dalla normativa di riferimento. Quindi la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 190 del 2012, che è la legge fondamentale in materia di anticorruzione e di contrasto dell'illegalità nell'ambito della pubblica amministrazione. E poi tutta la normativa di attuazione di questa legge, quindi il decreto legislativo 33 2013 e successive modificazioni, il decreto legislativo 39 del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nell'ambito della pubblica amministrazione, il DPR 62 sempre del 2013, con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Questa è la normativa fondamentale alla quale facciamo riferimento. Poi è importante individuare i due livelli di contrasto della corruzione. I livelli sono due: a livello centrale e a livello decentrato. Quindi la strategia di contrasto a livello centrale si attua attraverso il piano nazionale anticorruzione che viene approvato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. A livello decentrato la strategia si attua attraverso il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ogni pubblica amministrazione deve approvare. Quindi anche il comune di Prottamare è dotato di questo piano e io chiedo a Franco di individuarlo nell'ambito della sezione amministrazione trasparente della quale parleremo più tardi, quindi individuiamo il nostro piano nell'ambito del sito istituzionale dell'ente. Quindi possiamo trovarlo altri contenuti. Prevenzione della corruzione, il
li accendi, quindi si apre, e quindi vediamo, a parte ci sono tutti i piani di tutti gli anni, poi l'ultimo che abbiamo approvato, quindi potete vedere che c'è stata una prima fase di adozione, il piano poi è stato depositato, pubblicato, è stato anche oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale, come diceva il dottor Amici, come consigliato dall'ANAC, e infine è stato approvato dalla Giunta nel 31 gennaio di quest'anno, in quanto deve essere aggiornato annualmente il 31 di gennaio. È fondamentale puntualizzare il concetto di corruzione, perché il concetto di corruzione, come viene accolto nel piano nazionale, nella legge 190 e quindi anche nel nostro piano, è un concetto molto esteso, un concetto cioè che non si ferma al reato di corruzione quale è disciplinato dal codice penale, ma va a comprendere non solo tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ma ogni ipotesi, ogni caso di malfunzionamento del sistema, cioè ogni ipotesi in cui un funzionario utilizza le funzioni attribuite non per realizzare l'interesse pubblico, ma per realizzare un interesse diverso, un interesse privato. Quindi diciamo che il concetto ha un carattere che va oltre la fattispecie penalistica di corruzione. Detto questo, è necessario anche schematizzare e vedere quali sono gli attori del sistema. Quindi abbiamo detto l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che approva il Piano Nazionale Anticorruzione, esercita funzioni di vigilanza e di raccordo rispetto alle altre amministrazioni. La Corte dei Conti, che esercita funzioni di controllo, le prefetture, che hanno funzioni di supporto rispetto agli enti locali, le amministrazioni pubbliche, che devono osservare questa normativa anche attraverso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infatti, ogni amministrazione pubblica deve avere un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Negli enti locali, in genere, è il segretario comunale, come nel caso del comune di Portamare. La funzione fondamentale del responsabile è quella di proporre agli organi di indirizzo politico entro il 31 di gennaio di ogni anno il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e naturalmente il compito di monitorarne nel corso dell'anno l'attuazione. Quindi veniamo ora a considerare brevemente e sinteticamente i contenuti del nostro piano. Allora, il nostro piano ha una prima parte che è una parte di carattere generale, una parte di inquadramento. Si sofferma poi sul contesto, il contesto esterno nel quale il comune opera e il contesto interno, cioè la struttura organizzativa dell'ente. Quindi noi sappiamo che il nostro ente si è articolato in aree, in servizi. Attualmente abbiamo 113 dipendenti a tempo indeterminato e 7 dipendenti a tempo determinato. Si passa poi alla parte fondamentale del piano, che è quella della mappatura, cosiddetta mappatura delle attività, cioè l'individuazione delle attività dell'ente e l'analisi di queste attività, nel senso che si va a considerare il livello di rischio che ogni attività presenta. Il livello di rischio che viene diciamo calcolato ponderando due fattori, cioè la probabilità che il fenomeno, che la corruzione possa verificarsi, questo rischio possa essere attualizzato, e l'impatto che l'eventuale fenomeno corruttivo potrebbe avere. Moltiplicando la probabilità per l'impatto si ha il livello di rischio. Una volta individuato il livello di rischio, si passa alle misure per il trattamento, cioè individuare quelle misure che consentono di contrastare l'eventualità che il fenomeno corruttivo possa verificarsi. Allora, individuiamo qualcuna delle misure, quelle diciamo che
ritengo più rilevanti. La formazione. Formazione a livello generale e formazione a livello specifico, cioè a livello generale che coinvolge quella che stiamo conducendo negli ultimi giorni, cioè quella generale che riguarda tutti e quella specifica in relazione alla funzione che ciascuno di noi esplica nell'ambito della nostra organizzazione, del nostro gruppo. Il codice di comportamento. Il codice di comportamento che è obbligatorio non solo per noi che lavoriamo nell'ambito dell'ente, ma che deve essere osservato anche da tutti coloro che lavorano per il nostro ente. Infatti ne sappiamo, noi nei contratti introduciamo la clausola particolare nella quale imponiamo anche all'appaltatore l'osservanza, o al collaboratore in generale, l'osservanza degli obblighi di comportamento che sono validi per tutti i dipendenti del comune di Gronda al Mare. Poi vorrei fare riferimento anche alla tutela del cosiddetto, non è un termine mostico per me, whistleblower, che non è altro che il dipendente che segnala illeciti. Recentemente è stata approvata una normativa negli ultimi giorni. Questa nuova legge ha riscritto completamente l'articolo 54 bis del decreto legislativo 165 del 2001, che già aveva introdotto questo istituto, ed ha esteso questa tutela anche ai dipendenti privati. Il dipendente che segnala illeciti è tutelato nei confronti, della stessa amministrazione, quella segnalata, e quindi non può essere discriminato, non può essere demansionato per questo motivo, chiaramente. E la segnalazione può essere fatta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, può essere fatta all'ANAC, può essere fatta all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile. La norma, cioè la legge, prevede un apparato sanzionatorio abbastanza consistente e prevede la tutela dell'anonimato rispetto al segnalante, e la tutela viene meno solo nell'ipotesi di condanna in sede penale in primo grado per diffamazione o ingiuria, o nel caso di accertata responsabilità in sede civile per dolo o colpa grave. Quindi abbiamo fatto un breve escurso su questa nuova normativa. Poi un altro aspetto fondamentale è che l'applicazione del nostro piano è inserito nel piano delle performance, nel senso che costituisce obiettivo specifico dei responsabili di struttura, rispetto al quale i responsabili di struttura vengono valutati con un monitoraggio anche nel corso dell'anno. Naturalmente la misura principe, la misura fondamentale è la trasparenza. In che cosa si concretizza la trasparenza? Si concretizza nel fatto che tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in una particolare partizione del sito istituzionale, detta appunto amministrazione trasparente, i dati fondamentali relativi alla propria attività e alla propria organizzazione. E l'organizzazione di questa parte del sito è stabilita direttamente dalla legge, quindi ha un carattere uniforme in tutte le pubbliche amministrazioni. Naturalmente voi siete addetti ai lavori, implementate quasi quotidianamente questa parte del sito con l'aiuto dei fondi, quindi è inutile che vi mostriamo dove è collocata amministrazione trasparente, però Franco magari ci dirà quali sono le innovazioni che abbiamo di recente apportato a questa parte del nostro sito. L'accesso all'amministrazione trasparente avviene direttamente dalla homepage del sito e la struttura
obbligata, diciamo, imposta dalla normativa. Però, siccome l'accesso ai cittadini spesso può essere laborioso, abbiamo nell'homepage del sito inserito alcune voci che rimandano direttamente alle singole sezioni del questionario trasparente senza fare tutti i giri di ricerca. Per esempio, l'amministrazione ci riporta direttamente alla sezione del questionario trasparente dove ci sono i titolari di incarichi politici sia in corso che cessati. Organi di indirizzo politica, amministrazione e gestione, politiche sono le rispettive competenze, gli atti di nomina, qua qui a Best Form, a dire per esempio il file che contiene l'elenco, in questo caso della giunta, quindi il percorso è molto breve, gli atti di nomina, i curriculum e tutti gli altri contenuti che la legge prevede. Sia per gli assessori, i consiglieri vigenti, sia per quelli che sono cessati entro un certo limite di anni. Quindi abbiamo creato degli accessi semplificati, un accesso semplificato ad amministrazione trasparente, perché a volte è molto difficile andare a reperire le informazioni, quindi Franco ha pensato di semplificare. Per quanto riguarda cosa importante, la maggior parte delle persone magari devono presentare delle istanze agli enti e allora è vero c'è attività procedimenti eccetera, però all'interno di attività procedimenti sono elencati tutti i procedimenti di tutti i vari servizi. Abbiamo creato questa pagina qui, gli uffici procedimenti, dove in pratica ci sono tutte le informazioni degli uffici comunali, cioè in pratica l'articolazione degli uffici, cliccando qui si va direttamente all'articolazione degli uffici. Queste sono informazioni che magari potete dare direttamente ai cittadini. Nell'articolazione degli uffici ci sono tutte le aree con i rispettivi servizi e con le rispettive schede a proposito del CEPO, così diciamo, dove sono i responsabili, i collaboratori, gli orari di ricevimento, contatti telefonici e mail. Per quanto riguarda addirittura gli indirizzi di posta elettronica, abbiamo numeri telefonici ed email, abbiamo creato il link all'apposita pagina prevista all'interno del sito della trasparenza, quindi senza fare il giro il cittadino può andare qui e consultare tutte le caselle di posta elettronica e del comune e tutti i numeri di telefono del comune. In questo caso abbiamo tutte le caselle di posta elettronica per ogni servizio e di posta elettronica certificata. Nell'altro file ci sono tutti i numeri telefonici e gli orari di ricevimento. Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, abbiamo creato dei link che già selezionano tutti i procedimenti amministrativi per ogni singolo servizio. Facciamo un esempio: servizio sociale, cliccando qui si apre la pagina di amministrazione trasparente, la lentezza tutto il fatto che fate le query sul database. In questo caso qui sotto abbiamo tutti i procedimenti dei servizi sociali che sono visualizzati 10 pagine su 31, si può andare avanti eccetera. E assistenza domiciliare anziani, se andiamo nei dettagli, in questo caso ci fa vedere tutte le informazioni previste dalla legge, l'oggetto responsabile del procedimento, l'ufficio responsabile eccetera eccetera, e in fondo abbiamo gli allegati, moduli di domanda, modulo di richiesta, se la scheda di funzionamento del servizio, che è quella che diceva prima Igor, è estratta dalla carta dei servizi. Quindi in questo modo il cittadino è agevolato a cercare l'attività o il procedimento che gli interessa a disposizione della modulistica e tutte le informazioni che necessitano per poter inoltrare
incontrare l'istanza. Di seguito poi vedremo un attimo le istanze online per quello che riguarda l'accesso agli atti ed è il seguito diciamo, del prossimo anno, forse inizieremo anche da quest'anno, a inserire nelle istanze online questi procedimenti. Cioè, in pratica il cittadino deve avere la possibilità di inoltrare le proprie istanze anche online e noi in questo modo daremo lo strumento per poterlo permettere. Allora, ora abbiamo voluto anche in questa parte della giornata puntualizzare le differenze tra i diversi tipi di accesso, quindi accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. Quindi abbiamo parlato di percorso normativo della trasparenza. Quindi si parte nel 1990 con la legge 241 con l'accesso documentale, cioè l'interessato ha diritto di ottenere copia o di prendere visione del documento rispetto al quale ha interesse. Quindi il requisito fondamentale è dimostrare e motivare l'istanza, dimostrare di avere un interesse specifico in relazione al documento che si chiede di ottenere. Normativa di riferimento. Normativa di riferimento, specificamente articoli 22 e seguenti della 241 del 90, il regolamento governativo in materia e il regolamento dell'ente sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. Il requisito, abbiamo detto, essere titolari di un interesse preciso rispetto al documento che si vuole ottenere. Il procedimento. La distanza, di cui vi parlo del procedimento, quale l'abbiamo attuato nel comune di Grottammare, quindi distanza di accesso viene presa in carico dall'ufficio relazioni per il conto pubblico. Il LURP trasmette la distanza tempestivamente al responsabile della struttura organizzativa competente per materia. Sono necessarie delle precisazioni delle integrazioni, è possibile chiedere queste integrazioni entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza e il termine in questo caso viene interrotto in quanto ricomincia a decorrere dalla presentazione delle precisazioni. Ove ci siano controinteressati, cioè soggetti che potrebbero veder reso il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio di questo diritto di accesso documentale, è necessario notiziare costoro, informarli. I controinteressati possono fare opposizione entro 10 giorni, il termine di 10 giorni non si conta, opera come parentesi, quindi il termine non decorre. Il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni, decorsi i quali si forma il silenzio rifiuto. I rimedi sono quelli indicati dall'articolo 25 della 241, alla quale facciamo riferimento, e in sintesi è possibile ricorrere al TAR con le norme del processo amministrativo ed è possibile anche ricorso al difensore civico. Abbiamo sintetizzato in un grafico il procedimento e ora ci dirà il segretario, la domanda può essere incontrata anche per via telematica e questo diciamo, processo illustra in pratica il processo telematico di avvio delle istanze online per quanto riguarda la richiesta di accesso documentale, cioè il cittadino online si logga al nostro sistema e inserisce la pratica riempiendo un modulo guidato. La pratica, una volta inserita e inoltrata con tutta la documentazione in regola, altrimenti non può essere inoltrata, non permette di molto, arriva, viene automaticamente protocollata dal sistema
e arriva sulla scrivania virtuale del loop. Il loop vede la domanda in pratica, verifica e assegna, cioè verifica chi deve assegnare la richiesta di accesso documentale e assegna al responsabile di area, nel nostro caso, distanza. Eventualmente per conoscenza anche a qualche altro responsabile di area se necessario. Il responsabile di area verifica distanza, vede se sono necessarie precisazioni. Se sono necessarie precisazioni le richiede online attraverso la PEC o l'email che è stata indicata dal cittadino, e il cittadino deve provvedere entro 10 giorni dalla data di presentazione. Presenta le ulteriori precisazioni e in questo caso, se non sono necessarie precisazioni, una volta che ha presentato le precisazioni quindi non sono più necessarie, verifica se sono coinvolti i controinteressati. Se sono coinvolti i controinteressati, manda comunicazione ai controinteressati. Come diceva la segretaria, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, in questo caso l'accesso documentale, è sospeso fino a 10 giorni. I controinteressati fanno comunicazione entro 10 giorni, oppure se non sono presenti controinteressati, valuta l'esito dell'istanza finale. In questo caso la valutazione può avere esito positivo o esito negativo. Nel caso di esito negativo, perché la richiesta non è ammissibile, si dà comunicazione del diniego al richiedente e agli eventuali controinteressati. Nel caso di esito positivo, la comunicazione viene mandata al richiedente agli eventuali controinteressati, sempre per PEC o email, e nel caso sia stata richiesta una copia con una o più copie conformi, non è indicato per non complicare un attimo il procedimento, vengono richieste le marche dal volo, in questo caso poi vedremo come, vengono annullate virtualmente con una dichiarazione scritta di notorietà e viene rilasciata l'eventuale documentazione dopo 15 giorni. No, ma questa subito. E quindi la pratica è chiusa. L'iter della pratica dura 30 giorni, salvo il tempo delle sospensioni e delle interruzioni di termine. Allora, poi alla fine vedremo un attimo proprio come avviene, come viene presentata l'istanza online dal nostro sistema, e lo vedremo per l'accesso civico generalizzato che assomiglia molto all'accesso documentale e quindi poi capirete un attimo meglio come è. Con il decreto legislativo 33/2013, recentemente poi modificato con il decreto legislativo 97/2016, la prospettiva cambia completamente. Cambia nel senso che non si parla più di bisogno di conoscere, ma di diritto di conoscere. Nel senso che si afferma il principio della accessibilità totale ai dati, alle informazioni dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. E viene quindi introdotto l'istituto dell'accesso civico. Accesso civico che si distingue in due fattispecie: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. L'accesso civico semplice consiste nel fatto che all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in amministrazione trasparente determinati dati, determinate informazioni, corrisponde il diritto del cittadino di vedere pubblicati questi dati. Quindi, diciamo, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 5,1 del decreto legislativo 33 del 2013. L'istanza quindi non deve essere motivata, l'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede motivazione. Naturalmente deve indicare i dati che si vogliono ottenere, i documenti che si vogliono ottenere.
L'istanza in questo caso va presentata direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide nel termine di 30 giorni. Nell'ipotesi di inerzia abbiamo previsto un rimedio di carattere generale, che è l'intervento sostitutivo. L'intervento sostitutivo in questo caso va fatto al vice segretario generale, perché l'inerzia sarebbe del segretario generale, un'ipotesi anche maggiore. Trattandosi di due persone diverse, quindi abbiamo previsto questo passaggio. Quali sono i rimedi? I rimedi sono quelli del contro la decisione dell'amministrazione, il rimedio ricorso al TAR con le norme del processo amministrativo, ed è prevista la possibilità anche di ricorrere al difensore civico. E questo è l'accesso civico, quello semplice. Ecco, Franco ora ci mostrerà, perché anche in questo caso è possibile l'accesso, abbiamo diciamo, strutturato l'ipotesi di esercitare questo diritto online, e Franco ha disegnato lo schema grafico del procedimento. Sì, questo...